Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. È da un sacco di tempo che non porto video sul canale e questa frase la sto ripetendo negli ultimi video che sto caricando a spazi. Quindi adesso vi spiego un pochino cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo? In realtà nulla. Sto facendo varie scelte nella mia vita, sto facendo vari cambiamenti, sto provando un po' di cosine qui e lì. Di conseguenza il canale YouTube l'ho un po' accantonato. L'ho un po' accantonato un po' per la questione YouTube che non mi paga, un po' per la questione tempo, un po' per la questione carenza di idee, che è la principale fondamentalmente. Perché voi sapete che a me piace veramente un sacco registrare i video e portarli sul canale, non tanto per la questione in sé di YouTube, ma proprio perché a me piace fare video. A me piace un sacco, a me allestire il set, provare le luci, microfono, video, provare questo, provare quello, le ottiche, a me piace da morire. Ed è proprio per questo che dalla mia passione per il videomaking sto cercando di creare una professione. Ovviamente, quale può essere la professione se non il pescivendolo? No, non è vero, con tutto il rispetto per i pescivendoli, assolutamente, ma era un paragone semplicemente per far capire che era totalmente un altro ambito. E ragazzi, non vi incazzate, amore di... Ovviamente sto parlando del videomaker slash filmmaker, a tratti anche fotografo, ma non mi voglio prendere questi meriti in quanto, diciamo che sto iniziando. Però il succo è questo: mi sto dirigendo in questa direzione e sto facendo varie cosine. Quindi, perché sto registrando questo video? Un po' per farmi vedere da voi, per farmi capire che non sono morto, e un altro po' perché comunque a me piace, ragazzi, non c'è niente da fare. Io mentre allestivo adesso il set per fare questo video, non vi dico che ero gasatissimo, non vi faccio vedere le clip di prova che ho fatto, uno perché le ho cancellate, due perché sembrerei un deficiente, ma lasciamo stare. L'importante è proprio questo, che mi viene il sorriso a fare queste cose. Ora però il problema è un altro: se sto facendo questo video e lo caricherò, avrò una specie di senso di responsabilità nei vostri confronti, perché non ci sembra, alla fine non siete tantissimi sul canale, ma neanche pochi, siamo quasi 2000 persone, però comunque ci sono delle persone che su Instagram mi contattano, mi scrivono per sapere un po' come sto, e questa cosa mi fa piacere, perché vuol dire che vi interessate comunque della mia persona. Non è vero proprio, ma forse sì. E un po' perché comunque ci tenete che questo faccione continui a parlare con voi e continui ad essere presente su questa piattaforma. Di conseguenza sto cercando dei format da mettere in piedi, dei video da realizzare per caricarli su questo canale. Ora, io mi sto dirigendo nella direzione videomaker, filmmaker, per fare di questo la mia professione. Non sono sicuro che sul canale caricherò video inerenti solo a questo, anche perché non mi interessa. Il canale YouTube io lo vedo un po', e l'ho sempre visto, come uno sfogo, una valvola di sfogo per portare quello che mi piace fare, per il ciro sì professionale, ma molto malleabile, molto giocoso, simpatico, come sono al di fuori del lavoro, tra l'altro. Non che sul lavoro non lo sia, però ovviamente ci sono dei canoni da rispettare. Tutto questo quindi per annunciarvi il mio ritorno. Forse l'ho detto 4 volte, se non 5, in questo video. Se vedete che guardo a destra è perché ho il monitor di reference per tenere d'occhio un po' le cose, anche se devo guardare in camera. Niente, quindi io direi che per questo video è tutto. E spero che ci sia un buon riscontro da parte vostra, non in termini di visualizzazioni, di like, di queste cose qua, perché alla fine sono relativi. Certo, a me fa piacere vedere quei numeretti che salgono sotto i video o su Instagram, ma lasciano il tempo che trovano. Quindi, adesso momento controsenso per l'altro. Se questo video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Molto molto importante, seguitemi su Instagram, perché su Instagram è già da un po' che sto caricando dei contenuti high quality. Dato che, ecco, mi ero dimenticato, uno dei motivi fondamentali per il quale sono ritornato a fare video su YouTube è questa cosa, è questa telecamera che mi sta riprendendo. Ragazzi, io ho fatto questo investimento lavorativo, non per YouTube, come
detto su Instagram. Ma ragazzi, spettacolare, ma state vedendo l'immagine che sta creando? Adesso lasciate stare la compressione di YouTube che scamazza i video in una maniera allucinante. Io prenderei un giornale YouTube o ti avassi una capa da mocca, perché non è possibile che io creo e tiro fuori dei file così belli e tu me li scamazzi. Ho capito la quantità di video caricati, i server, basta. Ci vediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi! No, però la c'è lì. Immagina giù da un video.